Si terrà questo pomeriggio l'interrogatorio di convalida dell'arresto di Luca Traini, accusato di strage aggravata dall'odio razziale per la sparatoria di sabato a Macerata. Il pubblico ministero dice che Traini voleva sparare in tribunale al pusher nigeriano arrestato per l'omicidio di Pamela. Il caso di Macerata condiziona la campagna elettorale. Nel centrodestra hanno alzato i toni sia la Lega che Fratelli d'Italia. Salvini accusa la sinistra di aver riempito il paese di clandestini. L'immigrazione incontrollata va regolata, non si può fare omertà sui reati degli immigrati, incalza Giorgia Meloni. Appello del capo dello Stato Mattarella, senza senso di comunità, dice, si arriva alla violenza. Il presidente turco Erdogan, nel suo viaggio a Lampo di ieri a Roma, ha tentato di mostrare il volto più moderato del suo governo. Storico incontro con Papa Francesco, 50 minuti di colloquio. Nel rispetto dei diritti umani, ha spiegato il Vaticano, con i temi principali Gerusalemme e la Siria. Poi l'incontro con Mattarella e Gentiloni. Al centro gli accordi bilaterali, ma anche i negoziati per l'entrata della Turchia in Europa. Sullo sfondo però anche le tensioni tra manifestanti e polizia al sit-in filo-curdo. Mercati in forte calo dopo la chiusura davvero impicchiata di ieri a Wall Street, che ha perso il 4,6%, il peggiore crollo dal 2011. Questa mattina vanno giù forte anche le borse asiatiche. I timori derivano da una ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti e dal rialzo dei tassi di interesse. Tutto questo nel giorno in cui ha giurato come nuovo capo della Federal Reserve Jerome Powell, che prende il posto di Janet Yellen. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, le ultimissime notizie, lo avete sentito, sono quelle che riguardano le borse internazionali. Anche in Asia è andata molto male, ma noi partiamo ancora una volta da Macerata, perché nel pomeriggio alle 16 è atteso l'interrogatorio di garanzia per la conferma dell'arresto di Luca Traini, il 28enne accusato del tentativo di strage aggravata da motivi razziali di Macerata. Ci sono per lui nuove accuse, infatti avrebbe voluto sparare, questo secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, contro lo spacciatore accusato della morte di Pamela, la 18enne romana uccisa nei giorni scorsi, proprio a Macerata. Luca Traini attende in una cella di isolamento del carcere di Montacuto l'udienza di convalida dell'arresto, fissata per oggi pomeriggio. Il giudice interrogherà quest'uomo di 28 anni che sabato scorso ha sparato all'impazzata su chiunque incontrasse di pelle nera e accusato di strage aggravata dalla finalità di razzismo, ma in cella appare tranquillo, ha riferito il suo legale. Ancora non si rende bene conto delle conseguenze delle sue azioni, dice. L'avvocato potrebbe puntare su una presunta incapacità mentale. Dalle prime dichiarazione fatte agli agenti sembra che in realtà Traini non volesse far fuoco contro i rifugiati in strada, ma che il progetto originario fosse uccidere Osegale, il nigeriano accusato di aver smembrato il corpo di Pamela, la ragazza di 18 anni che si era allontanata dal centro di recupero di Corridonia. Aveva deciso di farlo in tribunale, davanti a tutti, ma sabato mattina invece avrebbe cambiato idea. Sentendo alla radio le ultime notizie sulla morte di Pamela, avrebbe deciso di farla pagare a tutti gli immigrati. Così, tornato nella sua abitazione tappezzata da simboli nazisti e fascisti, avrebbe preso la pistola con la quale ha iniziato il suo folle tiro al bersaglio e strada. I giovani feriti, 11 in tutto, hanno ancora paura e dall'ospedale non vogliono uscire. Sono richiedenti asilo e rifugiati, conoscono già la paura di essere vittime. E ora a Macerata percepiscono il nuovo clima di tensione che si è creato e temono nuovi attacchi. Timore che ha un suo fondamento, se l'avvocato di Traini racconta di ricevere in strada preoccupanti bigliettini di solidarietà per il suo assistito. È stato un caso che sabato mattina fossero soli, mentre in genere girano accompagnati dagli assistenti dei centri di accoglienza che li ospitano. Sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco mentre erano in un negozio, passeggiavano o aspettavano l'autobus, come Jennifer, l'unica donna ferita, colpita alla spalla e deve essere operata. Ancora grave Wilson, 21 anni, ghanese, ferito al torace. L'infezione sta guarendo, ma la sua prognosi è riservata. Mentre Festus, un ragazzo nigeriano, dovrà essere operato nuovamente all'omero, danneggiato dal proiettile.
Allora, questa è la situazione per quel che riguarda Traini e per quel che riguarda i feriti di Macerata. Ieri, indirettamente, di questi fatti ha parlato il Presidente della Repubblica, Mattarella. La mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla violenza. Questo senso di vita di comunità, del bene comune, dell'importanza della condizione degli altri è fondamentale. Così il nostro Capo dello Stato, che pure non ha fatto nessun riferimento diretto ai fatti marchigiani, che sono però un attacco ai valori fondamentali dell'Unione Europea, ha ammonito il vicepresidente dell'Unione, il belga Timmermans, ma naturalmente Macerata è diventato tema importante di campagna elettorale. I fatti di Macerata con il fermo di Traini irrompono nella campagna elettorale e quindi i partiti intervengono soprattutto sul nervo scoperto dell'emergenza migranti. Tra i più duri, il leader della Lega, cui Traini comunque è appartenuto, Salvini attacca. L'unico razzismo di Stato è quello della sinistra nei confronti degli italiani, con una migrazione fuori controllo. La violenza va sempre condannata, ma qualcuno ha la responsabilità morale di aver riempito l'Italia di balordi e clandestini e noi li rispediremo a casa dal primo all'ultimo. E Meloni, Fratelli d'Italia, aggiunge: non è la mia Italia quella che spara gli innocenti. Penso sia legittimo dire che l'immigrazione incontrollata va regolata e c'è un problema tra l'immigrazione incontrollata e il problema sicurezza. Le istituzioni non possono fare le omertose sui reati degli immigrati. Più articolata la posizione del leader di Forza Italia. Non sono d'accordo con Salvini, dice Berlusconi. Lui usa delle parole forti, ma è il suo modo di parlare. Quando si siede al tavolo con noi è una persona assolutamente ragionevole. Poi l'ex premier si dice favorevole a togliere la parola razza dalla Costituzione, ma precisa. Il centrodestra al governo ha saputo fermare i clandestini. Per colpa dei governi di centrosinistra, che non hanno fermato questa occupazione, ora abbiamo 630.000 clandestini, con un calo verticale della sicurezza. Parole che provocano la reazione del segretario PD. Continua a pensare che chi la butta in rissa fa il gioco degli ultra e degli estremisti. Quando Berlusconi dice che bisogna rimpatriare 600.000 migranti, osserva Renzi, bisogna ricordare che è stata la legge Bossi-Fini a regolarizzarne 643.000 e che gli accordi europei sulla gestione dei migranti del 2003 li ha firmati lui. Anche Luigi Di Maio, candidato premier pentastellato, risponde a Berlusconi. Sull'immigrazione si propone come il salvatore della patria, ma in realtà è stato il traditore della patria. La bomba sociale sull'immigrazione l'ha creata Berlusconi bombardando la Libia, firmando i regolamenti europei e facendo business sugli immigranti con la sinistra. Contro Salvini invece Pietro Grasso, leader di Liberi Uguali, che dice le sue idee assomigliano a quelle di Donald Trump sulla deportazione di massa che poi è stata bloccata dai giudici. Allora, come si vede, la questione dei migranti che torna centrale nel dibattito politico. Cerchiamo di fare un pochino il punto su numeri ma anche sulla questione in sé. A un mese dalle elezioni, il caso Macerata tocca gli animi e squassa la scena della politica, come se il gesto di Traini avesse scoperchiato nel modo più brutale una pentola, quella dei migranti, dentro la quale il governo non aveva più tanta voglia di guardare, accontentandosi di sottolineare il calo degli arrivi dovuti al cambio di marcia imposto dal governo Gentiloni col ministro Minniti rispetto a quelli precedenti, tanto che il dibattito non è più su chi arriva, ma su chi è restato, ovvero gli irregolari. Sul piano ideologico ci sarà anche il fascismo, ma su quello che conta di più, quello della realtà quotidiana, ci sono le difficoltà di sempre. Il rapporto con un'Unione Europea che poco spende e si spende per paesi di confine come il nostro, ma che non ha mai smesso di rimarcare la gestione italiana del flusso, la procedura dei riconoscimenti e ancor più l'organizzazione di quei rimpatri resi complicati da problemi che sono sia economici ma anche di natura legale e diplomatica, vista l'esiguità di accordi con paesi di origine, ammesso che questi siano individuabili, con ordini di espulsione rimasti sulla carta. La politica dei corridoi umanitari ferma le eccezioni che non fanno la regola, senza contare gli accordi raggiunti nell'ambito del Trattato di Dublino, come quelli del governo Renzi, denunciati a suo tempo dalla Bonino, che ora si ritrova in coalizione dalla stessa parte di un Minniti, contraddizioni che non fanno che sottolineare l'estrema complessità dell'argomento e i sussulti di un dibattito focalizzatosi ora sul numero dei clandestini presenti nel nostro paese, ma privo ancora una volta di certezze numeriche e sul quale si allungano, oltre allo scarso controllo della macchina di gestione, le ombre dell'ideologia.
siano o no circa 500.000 come calcolato dall'ISMU, di sicuro sono molti di più dei 200.000 individuati dal Viminale, risultato di una politica non ancora riuscita a mettere a punto un efficiente piano organizzativo e nel quale rientra sia la spedizione in Niger a sostegno della politica francese, sia la nuova missione navale di Frontex denominata Themis, che non prevede lo sbarco in paesi terzi. Molti incontri importanti ieri a Roma per il presidente turco Erdogan, che ha visto prima Papa Francesco, ed era un incontro questo molto atteso, e poi sia il capo dello Stato Mattarella che il nostro presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Ma alla fine non c'è stato alcun incontro con la stampa in una giornata romana che è stata caratterizzata anche da alcuni tafferugli tra forze dell'ordine e manifestanti pro-curdi. È stata una lunga giornata romana non priva di tensioni, quella di ieri per il presidente turco Erdogan. La prima tappa in mattinata è la visita di oltre un'ora in Vaticano a Papa Francesco, proseguita con i colloqui nel pomeriggio con il presidente della Repubblica Mattarella ed il premier Gentiloni, per chiudersi poi con una cena insieme agli imprenditori italiani che fanno affari con Ankara. Molti i temi caldi sui quali si è discusso, ma uno solo ha messo tutti d'accordo: l'opposizione alla decisione americana di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. Per le altre questioni aperte non c'è stato alcun incontro con la stampa che avrebbe potuto infastidire il dittatore. I resoconti parlano di colloqui franchi, un modo educato per spiegare che Mattarella e Gentiloni con Erdogan non sono stati d'accordo su quasi nulla, in particolare sulla situazione dei diritti civili in Turchia e di recente attacco contro i curdi nel nord della Siria, anche se continua la collaborazione contro il terrorismo internazionale e nell'implementare gli accordi per contenere l'immigrazione che attraversa la via dei Balcani. Sempre più problematico poi il tentativo di riavvicinamento della Turchia, ormai sotto una piena dittatura, all'Europa. Il messaggio di Bruxelles è arrivato per bocca dei leader italiani proprio nel giorno in cui l'Olanda ha ritirato il suo ambasciatore da Ankara. A causa della presenza del sultano turco c'è stata tensione anche per le strade di Roma blindata, in particolare quando un gruppo di attivisti curdi, i quali avevano ottenuto il permesso di fare un sit-in a Castel Sant'Angelo, ha tentato di forzare il cordone di sicurezza per muoversi in corteo verso il Vaticano. La polizia ha respinto i manifestanti e ci sono stati due fermi. Anche l'Asia è andata malissimo in borsa, lo dicevamo in apertura. Sentite questi numeri: Tokyo meno 4,97, Hong Kong meno 4,1, Shanghai meno 2,7, Shenzhen meno 3,3 e in Australia Sydney lo stesso risultato, meno 3,3. E ieri Wall Street aveva perso il 4,62%, ma durante la seduta era andata anche peggio, oltre il 6%. Paura, perché forse è finita la stagione dei tassi bassissimi e dell'inflazione molto bassa. Il cambio della guardia alla guida della Federal Reserve e il peso dell'eredità di Janet Yellen, che adesso Jerome Powell dovrà gestire. È proprio nel giorno dell'insediamento del neo governatore della Banca Centrale d'Oltreoceano che Wall Street affonda e segna col 4,62% in meno, il calo percentuale peggiore dal 2011 in una sola giornata. A catena ovviamente sono seguite tutte le piazze europee e Milano ha chiuso perdendo più dell'1,5%. Tutto nasce dalla paura del futuro, nonostante Powell abbia assicurato una linea di continuità con la presidenza precedente, che ha puntato su rialzi graduali dei tassi di interesse. Yellen però ha potuto agire durante il suo mandato grazie a una bassa inflazione che ha spinto il mercato del lavoro, e proprio sulle incognite della strategia della Casa Bianca la speculazione ha scommesso guardando allo scenario peggiore. Per la prima volta da mesi i mercati sembrano dunque voltare le spalle a Donald Trump. I timori maggiori sono per la sua riforma delle tasse, con i tagli da 1.500 miliardi di dollari. La riduzione delle imposte e la crescita dell'inflazione già in atto potrebbero presto surriscaldare l'economia, convincendo la Fed a rialzi a catena dei tassi, con un effetto incerto sulla ripresa. La finanza americana, abituata da anni al denaro a buon mercato, pensa ad un primo rincaro già a marzo, quando Powell terrà la sua prima conferenza stampa. La lettura del 16° presidente della Banca Centrale statunitense per ora invece è esattamente opposta. Disoccupazione e inflazione sono basse, l'economia cresce con i mercati finanziari più forti di prima della crisi, ha dichiarato Jerome Powell in un messaggio video, e naturalmente l'amministrazione Trump condivide l'analisi fiduciosa.
Nel pomeriggio Draghi aveva parlato di fronte al Parlamento europeo, aveva fatto un quadro sostanzialmente positivo della situazione nel vecchio continente, ma aveva messo un alert, quello che riguarda le criptovalute, Bitcoin in testa, e qui c'è stato un crollo. L'economia dell'Eurozona è in crescita e la ripresa è capillare e robusta, lo ha assicurato Mario Draghi ieri al Parlamento di Strasburgo, al quale ha voluto tuttavia ricordare che il settore bancario continua a preoccupare e, sebbene sia ora in grado di sopportare eventuali shock, deve impegnarsi ulteriormente per smaltire i crediti deteriorati. Ma il numero uno della BCE tra i rischi cita anche i bitcoin, la moneta virtuale che si muove in uno spazio non disciplinato e quindi deve essere considerato un asset rischioso. E le banche europee devono valutare la presenza di valute digitali nei loro portafogli, anche se, aggiunge Draghi, gli istituti non sono particolarmente ghiotti di criptovalute. Poche frasi tuttavia sufficienti a amplificare il trend negativo del bitcoin, che subito dopo le parole di Draghi ha perso il 15% ed è sceso sotto i 7.000 dollari. L'altra preoccupazione è l'inflazione e infatti, spiega Draghi, non possiamo ancora dichiarare vittoria su questo fronte, nonostante gli stimoli del quantitative easing, che peraltro andrà avanti. Da maggio l'inflazione oscilla tra l'1,3% e l'1,5% e l'obiettivo del 2% resta appunto un obiettivo. Gli altri segnali sono tutti positivi. L'economia si sta espandendo in maniera robusta, con tassi di crescita più forti del previsto e il PIL dell'Eurozona è cresciuto del 2,5% nel 2017, mentre la previsione era dell'1,7%. Inoltre l'occupazione ha raggiunto i suoi livelli più alti dall'introduzione dell'euro e mentre Draghi era impegnato a Strasburgo, negli Stati Uniti si apriva ufficialmente l'era di Powell, nuovo capo della Fed, che ha promesso di sostenere crescita, occupazione e prezzi. E abbiamo visto come è stato accolto da questo crollo, 4,62. Cronaca italiana, dopo aver combattuto per 5 anni una personale battaglia contro la SLA, Patrizia Cocco, che ne aveva 49 di anni di Nuoro, ha deciso di lasciarsi morire. Questo è il primo caso dopo l'approvazione della legge sul biotestamento che è entrata in vigore il 31 gennaio. La donna è morta sabato dopo aver dato l'assenso ai medici alla rinuncia alla ventilazione meccanica e quindi all'inizio della sedazione palliativa profonda. E poi l'altra notizia arriva da uno dei luoghi di vacanze preferiti da molti, le Maldive. Quel governo ha dichiarato lo stato di emergenza per 15 giorni perché si sta aggravando una crisi politica nel paese che nei giorni scorsi era sfociata in proteste e scontri tra manifestanti e polizia. Sono stati arrestati nella notte il leader dell'opposizione ed ex presidente Gayoom e 2 giudici della Corte Suprema. Il tribunale ha inoltre ordinato la scarcerazione di alcuni prigionieri politici, ma il governo si è rifiutato di farlo. E siamo alle notizie sportive. Allora, va agli spagnoli per il momento, vanno agli spagnoli i diritti per il prossimo campionato di calcio, per la trasmissione del prossimo campionato di calcio. Calcio che ieri ha visto l'ultimo posticipo della giornata con la Lazio che è stata battuta abbastanza a sorpresa in casa dal Genoa. Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio che davanti ai suoi tifosi crolla sotto i colpi del Genoa. Determinante l'assenza dello squalificato Milinkovic-Savic che ha tolto fantasia e peso alla squadra di Inzaghi. Con il bomber immobile spesso avulso dalla manovra, il primo tempo è scivolato via senza particolari sussulti. Appassionante invece la ripresa. Dopo il gol sfiorato da Leiva è stato il fischiatissimo ex Goran Pandev a portare in vantaggio al decimo il Genoa, ben servito in area da Galabinov. Ma dopo soli 4 minuti la Lazio è pervenuta al pareggio con un bel colpo d'esterno sinistro di Parolo in piena area. Inzaghi ha tentato la doppia carta Nani Felipe Anderson alla vana ricerca del successo. È stato infatti Diego Laxalt a far saltare il banco dopo un gol annullatogli dal VAR per un tocco di mano. In pieno recupero l'uruguaiano ha incornato di testa il preciso cross di Iliemark, regalando al Genoa 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Per la Lazio invece incombe ora la doppia minaccia Inter e Roma, distanziate in classifica rispettivamente di 1 e 2 lunghezze, quando alle porte c'è il complicato match di sabato prossimo in casa della capolista Napoli. È proprio questo campionato che vive sulla lotta senza esclusione di colpi,
tra i partenopei e la Juventus, è finito in mani straniere per quanto concerne i diritti TV. Mediapro, società spagnola che detiene l'esclusiva della Liga, si è aggiudicata i diritti della Serie A con un'offerta monstre che supera il miliardo di euro. Ovvia la soddisfazione della Lega Calcio, non dell'attuale partner televisivo Sky, che definendo inaccettabile la procedura che ha permesso a Mediapro di aggiudicarsi l'appalto, ne chiederà l'annullamento in ogni sede competente. Sempre ieri il commissario della Federcalcio Roberto Fabbricini ha ufficializzato Gigi Di Biagio quale CT pro tempore della Nazionale Azzurra. L'attuale tecnico dell'Under 21 guiderà l'Italia nelle due amichevoli contro l'Argentina ed Inghilterra in programma rispettivamente il 23 e il 27 marzo prossimi. Adesso previsioni meteorologiche con Paolo Sottocorona, subito dopo Omnibus. Ospiti di Alessandra Sardoni sono Nicola Fratoianni, Maurizio Gasparri, Davide Giacalone, Gennaro Migliore e Andrea Purgatori. 13.30, prossima edizione del telegiornale. Noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.